Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo incontro. Io prima di tutto ci tengo a ringraziare tutta l'organizzazione di Dialoghi sull'Uomo, in particolare Giulia Cogoli che ha avuto l'idea di questo incontro insieme a Gianni Berengo Gardin e poi anche e soprattutto della mostra che c'è qui in piazza che immagino molti di voi avranno già visto e che si chiama In Festa. È un'occasione credo molto interessante e divertente di poter chiacchierare con Gianni Berengo Gardin in merito al suo lavoro e anche a tutto quello che sta diventando appunto la cultura della fotografia in questi anni. Una cosa da cui volevo cominciare a partire un po' dalla storia di Gianni, perché Gianni Berengo Gardin è un colosso della fotografia italiana e internazionale, insomma un po' un monumento vivente, nel senso che la pratica da più di 60 anni praticamente, con continuità ma soprattutto con un divertimento e una passione che lo accompagna ogni giorno. Lui tendenzialmente ancora oggi e domani e nei prossimi periodi tende a iniziare la sua giornata con l'obiettivo di fare fotografie. Lo fa soprattutto perché questo lo diverte, lo appassiona ed è un modo di stare al mondo. Io una prima domanda, perché poi l'esperienza di Gianni Berengo Gardin avrete modo di sentirla oggi, ma potete leggere anche la sua biografia che c'è nella mostra. Diciamo due numeri che in qualche modo testimoniano già della ricchezza e della varietà di quello che fa Gianni Berengo Gardin. Ha fatto nella sua vita più di 250 libri. Il numero esatto non lo possiamo dire perché ogni giorno può cambiare e aggiungersi. E guardate che questo, diciamo, nel Guinness dei primati è effettivamente un numero elevatissimo, incredibile. Ovviamente non tutti i libri sono uguali, non tutti i libri sono di uguale importanza, ma ce ne sono tantissimi davvero molto importanti. E in tutti questi libri c'è un amore per il vedere, per il guardare, che è forse stato l'elemento che più ha caratterizzato il lavoro di Gianni e tutt'oggi lo caratterizza. Allora, tante persone in varie circostanze si sono interessate, si sono messe a cercare di spiegare, di raccontare Gianni stesso, i fotografi in genere cercano di farlo, ma c'è qualcosa che non si può spiegare e se avete visto la mostra credo che la sensazione, l'emozione che si ha quando si esce da quella mostra è un'emozione che riguarda le immagini, il modo in cui ci sono penetrate dentro, ma queste immagini vengono create proprio per questa passione del vedere. Allora io la prima cosa che volevo chiedere a Gianni, perché è una cosa che lui diciamo accompagna la sua vita da sempre, questo desiderio di vedere, tu stesso hai detto non sono io che faccio le foto, io registro, documento, scelgo il momento in cui racconto quello che le persone che sono nella composizione della fotografia come l'ho pensata io mi offrono. Questa passione per il vedere intanto da che cosa nasce, se c'è una cosa da cui nasce, e poi se si può spiegare e forse no. Io non so da cosa nasce, ma è nata e mi fa piacere che sia nata, perché ho sempre sentito il bisogno di documentare quello che vedo, perché è come un attimo che riesce a fermare e poi passa, poi cambia. E quindi mi piace documentare tutto quello che vedo. Poi lo faccio con passione perché io ho fatto 6-7 anni di fotoamatore e nessuno mi pagava, lo facevo per passione. E poi fortunatamente questa passione ce l'ho ancora oggi e quindi è proseguito questo mio aspetto semiprofessionale di fotoamatore. Io forse oggi sono ancora un fotoamatore, lo spirito del fotoamatore. Poi per vivere devo guadagnare. E
poter fare una cosa che mi interessa, mi diverte per tutta la vita, per di più mi pagano, e quello aiuta molto, è sempre un piacere. Ci puoi raccontare come è nato questo passaggio? Perché Gianni ha vissuto in Liguria, ha vissuto a Venezia, a Roma, poi a un certo punto nel 55, se non sbaglio, sì, sei andato a Milano. Milano era il luogo dove giustamente un fotografo poteva pensare di cominciare la propria carriera. Ma come è nato questa? È nata questa passione per fotografare, siccome io ero un giornalista aeronautico, mi interessavo di storia dell'aviazione italiana, io dovevo documentare questi miei articoli con delle fotografie e ho cominciato fotografando aerei. E tra l'altro questo fatto di fotografare aerei mi accomuna a Gene Smith, perché anche Gene Smith ha incominciato fotografando aerei, poi è passata una fotografia più seria e quindi dagli aerei sono passato all'uomo. All'uomo. E una caratteristica del tuo lavoro, che poi forse ci aiuta anche nell'evoluzione di questa chiacchierata oggi, parlando anche di come vanno le cose oggi proprio con l'evoluzione della fotografia digitale, direi il momento di maturazione della fotografia digitale, è un fatto che io penso che tu abbia in qualche modo sempre lavorato in un tuo modo personale, con un tuo stile che è andato non necessariamente contro tendenza, ma un po' controtempo, sì. Tu hai sempre lavorato di fatto per realizzare dei libri. Questo quando molti altri fotografi, la maggior parte della tua generazione, magari si rivolgevano più al mondo dell'informazione, dei giornali, per poter trovare le ragioni che giustificavano il loro professionismo. Da un lato si verrebbe da pensare che i giornali forse si erano dimenticati di te, tra virgolette, dall'altra fa pensare anche, e questo ripeto, una dimostrazione anche la mostra in cui vedete fotografie di feste popolari, riti religiosi di qualunque tipo fatte in tutta Italia, nessun posto escluso dell'Italia in cui tu hai girato tanto a lungo, ma lo hai fatto perché facevi i libri sulle diverse nazioni europee, facevi i libri sulle regioni italiane per il Touring Club. Soprattutto giravi con l'intenzione, la volontà di raccontare il quotidiano, quello che succedeva ogni giorno. E questo era un po' diverso dal ritmo e dal tempo che avevano gli altri fotografi. Ma un po' i giornali non mi facevano lavorare. Poi il mio bisogno di raccontare delle storie. E un giornale, bene o male, ti pubblica 4-5 foto di un reportage, mentre col libro, con 100-120 foto, puoi raccontare meglio un avvenimento, una storia. E quindi è stato quello che mi ha spinto inizialmente verso il libro. Dopo, col tempo, mi chiedevano solo libri e io facevo solo libri, perché i giornali non apprezzavano il mio lavoro, forse. Non è durato sempre, no, perché poi ci sono stati dei momenti di su e giù, però quello che io penso che sia durato sempre è questo tuo desiderio di fare le cose con dei tempi adeguati, con una lunghezza, una lentezza, mi verrebbe da dire, non nel senso che non eri veloce nel cogliere le situazioni, anzi, ovviamente è una delle doti principali, però mettere insieme tante foto di un unico argomento richiede un tempo notevolissimo per cercare di aspettare quel momento in cui le cose si mettono sulla stessa linea. Com'è. Ma inizialmente io facevo molte foto singole, lavorando per Pannunzio, per il mondo di allora era un giornale culturale molto, molto interessante, molto intelligente, fatto molto bene. E
pubblicava delle... Il Mondo oggi è un giornale economico, ma allora non era un giornale economico, era, parlo del 54, era un giornale culturale e politico. E quindi inizialmente facevo queste foto un po' singole, un po' che una foto avesse una storia, raccontasse qualcosa. Poi col tempo sono passato ai libri, perché i libri mi dava più possibilità di raccontare quello che racconta uno scrittore. Io lo raccontavo con le fotografie. E quindi più non sempre tutte buone foto, ma degli alti e bassi, che facevo un racconto di abbastanza interessante. Certi volumi sono stati interessanti subito all'uscita, alla pubblicazione. Certi meno importanti, però saranno importanti fra 100 o 200 anni, quando noi non ci saremo più, perché documenteranno, faranno vedere come vivevamo noi nel 2000. E quindi per me la fotografia, il DNA della fotografia è documentazione. Io fotografo per l'archivio. Tu hai detto una cosa come un libro, come per uno scrittore. Ora c'è qui sottintesa varie cose. Uno appunto è la stessa attitudine di uno scrittore di avere un volume da riempire, quindi con il desiderio di raccontare, di narrare tutte le cose che ci possono entrare in quel volume. Dall'altra c'è un amore per la letteratura e anche un parallelo, una complicità della fotografia con la letteratura. Spesso si pensa che la disciplina in qualche modo più vicina alla fotografia sia il cinema, mentre invece è forse proprio più la letteratura che ti ha fornito degli stimoli. Ma no? Io ho avuto più suggerimenti dalla letteratura che dal cinema, perché ai miei tempi, negli anni 54, uscivamo dalla guerra e c'era una passione di tutto quello che era americano, e naturalmente Mi leggevo molto Steinbeck, Faulkner, soprattutto Dos Passos, Hemingway naturalmente. E leggendo quei libri mi è venuta la voglia di andare in America a fotografare. E io sapevo, arrivando in America, già cosa volevo fotografare, perché l'avevo appreso dai libri. Cercavo le cose che avevo, le atmosfere che avevo letto nei libri. Poi naturalmente, oltre a quello, cercavo di creare, di fare delle fotografie mie che mi capitava di fare. E la passione per l'America fu aiutata anche da questo tuo zio che ti fece arrivare i libri che non si trovavano in Italia. Esatto, perché esatto. Riuscivi anche in qualche modo a immaginare la contiguità che avevano. Certo, fotografi americani io, come quel mondo. Io ho avuto un vantaggio, un grosso vantaggio rispetto ai colleghi, che avevo questo zio in America che si chiamava Fritz Redel, che era un immigrato dalla Germania, dall'Austria, che era molto amico di Cornel Kappa. E questo zio gli ha chiesto a Cornel Kappa, il fratello di Kappa, del fratello di Kappa, che non so se fosse già direttore della Magnum, ma era la Magnum più stava o meno. Stava per fondare l'ICP dopo un po'. E Cornel Kappa gli ha consigliato dei libri di mandarmi. E poi mi ha mandato lui stesso dei volumi doppi che aveva nella biblioteca della Magno, nei libri della Magno. E da quei libri io ho imparato tutto. Ho imparato la mia cultura fotografica è nata dalla Magno, dai libri della Magno.
della Farm Security Administration, la Farm Security Administration era un organismo, i fotografi di Life, soprattutto Gene Smith, e così questa passione iniziale, che era solo del fotografare, si è diretta in una certa direzione. Poi c'è stata un'altra esperienza, perché insieme al, diciamo, all'apprendimento dei modi con cui i fotografi americani lavoravano, che poi era per tutti un riferimento assoluto in quegli anni, tu hai fatto anche un lungo periodo di frequentazione o comunque di partecipazione con il mondo della fotografia umanistica francese, no? Molti nel tempo ti definivano il Cartier-Bresson italiano, mentre tu dicevi che se c'era un fotografo che forse in qualche modo era talmente simile a te da poter considerarti tu la versione italiana di quel fotografo, era Willy Ronis, Willy Ronis. Con cui siete stati amici. Sì, allora io lavoravo in un negozio dei miei genitori a Venezia, fotografavo da fotoamatore e alla mattina andavo a scuola, ma non avevo nessuna voglia di studiare. Poi mi sono pentito amaramente di non aver continuato gli studi, però a quell'epoca da giovane non mi piaceva studiare. Siccome avevo un padre per allora normale, abbastanza severo, mi ha detto: o studi e ti mantengo, o se no, se non vuoi studiare, arrangiati. Io mi sono arrangiato, sono andato a Parigi 2-3 anni, facendo il cameriere inizialmente e poi lavorando alla reception di un grande albergo. Però ho avuto la fortuna che lavoravo solo dalle 7 di mattina all'1 e avevo tutto il pomeriggio libero a Parigi. A Parigi ho frequentato il Club 30-40, dove ogni mese invitavano un grande fotografo. In queste occasioni ho avuto occasione di conoscere tutti i grandi francesi, da Boubat a Masclet a Willy Ronis, non Cartier-Bresson, perché Cartier-Bresson non frequentava il Club 30-40, anche se lo invitavano spesso. E soprattutto Willy Ronis è nato un rapporto di amicizia, mentre con Duranon non andavamo d'accordo, perché già da allora per me la fotografia doveva essere vera fotografia. E Duranon costruiva il 60% delle sue foto, delle foto conosciute, erano i suoi amici che lui faceva fare da comparse, e quindi non andavamo molto d'accordo. Mentre con Willy Ronis c'è stato subito un rapporto meraviglioso, e con Willy ho imparato sia la teoria della fotografia sia la pratica, perché andavamo assieme in giro per Parigi, mi ricordo a Ménilmontant, delle giornate intere, un po' gli facevo da assistente, gli portavo le borse, ma imparavo tanto. E quindi io devo tutto, mentre inizialmente la mia formazione è su questi libri americani, poi la pratica è a Parigi con Willy Ronis. E quindi devo dire onestamente che mi sento più debitore a Willy Ronis che a Cartier-Bresson, perché Cartier-Bresson l'ho apprezzato. Allora era uscito in maggio la Sovetta, che è stato un po' il messia, il libro che tutti avevamo sul comodino. E quindi però non l'ho conosciuto solo anni dopo, Cartier-Bresson. E il vero amico di Cartier-Bresson è il mio amico Sean,
io ero solo un buon conoscitore, ecco, diciamo. Però mi ha dato una grande soddisfazione perché un libro che mi ha dedicato, un suo libro sul Messico, mi ha scritto a Berengo con simpatia ed ammirazione. Avere l'ammirazione di Cartier-Bresson, io potevo morire il giorno dopo, morivo felice, perché... Grazie. Perché è la mia medaglia d'onore, io lo cito sempre perché me ne vanto spudoratamente di questa dedica. E quindi, ma sai, nella formazione di un fotografo, ormai in fotografia non si inventa più niente. Si rimastica quello che hai imparato da tutti i fotografi, da Salgado, da Kudelka recentemente e dalla Dorothea Lange, J. Smith e tutti gli altri allora. E quindi spesso le mie fotografie non sono farina del mio sacco, sono cose che io ho imparato da altri fotografi. Allora, si dice sempre, ma tu che fotografo, intanto tu ami definirti fotografo, hanno tentato di definirti in vari modi, artista, maestro lo teniamo, perché comunque maestro non mi piace, di Claudio Magris. Non mi piace perché il maestro di solito lo si dà ai vecchi rincoglioniti e io sono sulla via giusta, sono sulla via, ma ancora proprio rincoglionito del tutto non ci sono, però lo sopporto perché io da veneziano di adozione. A Venezia maestro lo si dà a tutti, al gondoliere, al giornalaio, a tutti quelli che fanno un lavoro da artigiani. E guardate, la fotografia è un lavoro da artigiani. Io per anni in camera oscura ho lavorato con le mani e purtroppo oggi si è persa questa abitudine. Ma era una cosa straordinaria vedere questa immagine che nasceva dagli acidi e guardare i provini. E quindi io dico sempre, esagerando un po', perché lo ammetto, che io più che un artigiano sono quasi un manovale della fotografia. Perché si scatta anche con le mani, si fa tutto con le mani. Certo, poi c'è anche un po' di cervello. Sono anche i piedi poi. Insomma, le mani, il più è un lavoro artigianale. Infatti io non voglio essere considerato un artista, perché non sono un artista e non è nelle mie intenzioni di fare fotografie artistiche. Io credo nelle foto di documentazione, che sono più importanti delle cosiddette foto artistiche, perché poi più delle volte le cosiddette foto artistiche sono altro che scimmiottare la pittura o le cose che i grandi artisti hanno già fatto prima della fotografia. Però voglio dire, il fotografo spesso viene definito con una parola aggiuntiva, no? Cioè il fotografo di viaggio, c'è il fotografo di architettura, c'è il fotografo d'arte, il fotografo di still life, ovviamente il fotografo di moda, di ritratto, di reportage. In qualche modo a te questo non ti si addice perché tu sei un fotografo, ma no, punto ma... e basta. Ma no, lasciami dire una cosa, se entrate nella mostra, quello che viene fuori per esempio dal lavoro di Gianni Berengo Gardini, la mostra tra l'altro è stata una preparazione lunga e complicata perché è stato un lavoro di ricerca fatto in tutti i provini dei tuoi lavori fatti nel corso
di decenni e si sente appunto un'atmosfera veramente italiana dentro la mostra che poi la caratterizza in un modo ancora più forte. Però lì uno capisce cos'è il fotografo. Il fotografo è qualcuno che registra, nel caso specifico tu, come hai più volte detto, io registro delle cose perché tra molti anni le potranno vedere e si renderanno conto chi eravamo veramente, come vivevamo. Ora, un racconto sull'Italia non potrebbe prescindere dalle tue fotografie. È incredibile a dirsi, però, quasi tutti gli altri professionisti non hanno una continuità, una conseguenzialità in quello che fotografano, che permetta di essere così intenso, così vario, così avvolgente in tutte le direzioni. Quindi la definizione fotografo con la parola aggiuntiva forse non è tanto adatta a te, e per di più questa tua dimensione così con la curiosità che si rivolge in tutte le direzioni è quello che permette di immaginare che queste tue fotografie saranno sempre più necessarie, a un certo punto diventeranno indispensabili. Ma io lo spero, perché però volevo puntualizzare sul fatto che io non sono un creativo. Il fotografo di moda è un creativo che deve sistemare le modelle, i vestiti, creare la fotografia. Io non faccio altro che registrare quello che vedo. Se quello che vedo non è interessante, non faccio lo scatto. Ma se è interessante, merito di quelli che ho fotografato. La mia, se volete, è una capacità di scattare quando è il momento giusto. E questa viene automaticamente con 62 anni di mestiere. Beh, è anche vero però che veniva nei primi anni di mestiere tuo, non soltanto dopo tanto tempo e tanta esperienza. Chiaramente l'esperienza è la cosa fondamentale che ti aiuta, certo, e ti porta avanti in quello che fai oggi, ma avevi una capacità appunto di intravedere. Tu una volta dicesti una frase bellissima a proposito del rapporto tra quando la televisione in qualche maniera sovrastava la fotografia come primo mezzo di informazione sui fatti. Dicevi, la televisione è un po' come vedere il nostro mondo passando con un treno, è un paesaggio che cambia bellissimo, ma un attimo dopo non c'è più. E quindi io voglio scendere da questo, certo, treno. Voglio fare delle foto, perché una foto è una cosa concreta che hai in mano, che ti puoi mettere in poltrona un libro e guardartelo e riguardartelo. Mentre un'immagine vista dal treno sparisce subito. Ok. No, io penso che sia molto importante questa tua, soprattutto, come vedete poi Gianni è anche un grandissimo fotografo, ma anche molto umile, molto consapevole del fatto che è quello che guida il suo lavoro, è la passione, anche il divertimento a volte. Ma io non sono umile, io sono... No, sembro umile, ma non sono umile, perché sono orgoglioso delle foto che ho fatto. È solo che riconosco al mestiere un'umiltà di mestiere, non so come dire, di artigianato, di pratica. Che è assolutamente indispensabile. Cioè, adesso affrontiamo un po' una parte successiva di questa conversazione chiacchierata, perché viviamo in una civiltà che si sta evolvendo, in particolare per quel che riguarda la fotografia, e che ormai da circa 20 anni ha visto affermarsi una modalità di fotografia che per te era sconosciuta 40-50 anni fa, lo era per tutti, e questa rivoluzione, se vogliamo, ha portato dei cambiamenti enormi. Allora, tra le categorie, diciamo che una definizione ormai che va per la maggiore è che, dato che tutti sono fotografi, non c'è dubbio che chiunque ha la macchina fotografica in tasca, perché ormai è il telefono cellulare, il cellulare, il proprio portatile, che serve per scattare le fotografie, e quindi in qualche modo ci si confonde in questa produzione
di milioni di immagini. Ma insieme a tutto ciò avvengono altre cose, anche perché questa rivoluzione digitale che è cominciata in maniera potente alla fine degli anni 90, ora dopo 20 anni è diventata tale che direi quasi che non siamo più nella rivoluzione digitale, siamo nella maturità digitale, tra virgolette, della fotografia, perché come è successo per altri linguaggi, l'avvento della tecnologia digitale ha permesso intanto una possibilità di accesso al linguaggio per tutti, cosa che non era prima. In secondo luogo ha messo sullo stesso piano la fotografia professionale e quella amatoriale, chiamiamola così, e poi ha fatto un profluvio di immagini impressionante che continua oggi ancora incessantemente nei cambiamenti digitali che riguardano la nostra società. Un ruolo fondamentale lo svolgono i social network, come sapete. Ci sono dei social network come Facebook che sono diventati di gran lunga il più importante, il più grande come dimensione, più di 1 miliardo di persone, di contatti, che non sarebbero neanche potuti cominciare ad esistere senza la fotografia. Quindi la fotografia è diventato qualcos'altro, è diventato probabilmente uno scambio visivo continuo, una progressiva deterioramento della qualità specifica di quell'immagine. Si sono avvicendati tanti e tali fatti che ci portano poi a considerare il lavoro dei singoli fotografi professionisti visto con un'ottica diversa da quella di tanti anni fa, ma anche e soprattutto a cercare di difendere, da un lato, per chi come te aveva già una professione, una carriera molto di successo, a difenderla sia dal punto di vista della tua autorevolezza come maestro di questo settore, ma anche nei metodi in cui tu puoi portare avanti il tuo lavoro. E quindi queste nuove forme di condivisione, che poi in qualche modo producono inevitabilmente un'accelerazione incredibile da tutti i punti di vista, perché un fatto succede in un certo angolo di un mondo e la persona che per caso era lì, non un fotografo professionista, ma un cittadino, un passante, ovviamente la documenta, la mette in rete, immediatamente succede la condivisione negli eventi programmati e sportivi, dai grandi eventi politici o appunto gli eventi sportivi. I fotografi ora fotografano con una macchina che trasmette, non neanche con un computer vicino che possa mettere in rete le loro foto, ma tutto questo avviene a una velocità esagerata e anche la fruizione della fotografia avviene a una velocità esagerata. C'è una necessità di eliminare immediatamente le fotografie che non sono buone, che fa sì che ci sia una scelta continua e che avviene momento per momento, e il fotografo deve intervenire per rendere tutto questo fruibile. Intanto qui quindi c'è un cambiamento, anche di un avvicendamento anche di metodi, di modi. Per esempio, a me colpiva moltissimo che quando fecero una domanda a Avedon del perché la fotografia digitale non lo appassionava più di tanto, la risposta che lui diede fu soprattutto in termini di ripresa. Lui diceva: se io uso la fotografia digitale e ci ho provato, io faccio una fotografia in un certo modo e inevitabilmente mi viene voglia di guardarla perché è già lì, è già disponibile. Ora, questo guardarla mi confonde, mi mette in uno stato d'animo diverso. Io sono concentrato nel fare subito un'altra fotografia, magari con un'inquadratura leggermente diversa, nel prendere una certa cosa. Quindi quello che un tempo era un'accelerazione della ripresa, che soprattutto per quello che fanno i reporter necessita di essere fatto a una velocità molto accelerata con i motori delle macchine fotografiche che portavano avanti la pellicola in maniera molto continua e fino a 5, 6, 12 fotogrammi al secondo, oggi invece è più nel fruire immediatamente dell'immagine, ma questo fa perdere delle altre immagini. Quindi paradossalmente c'è un'accelerazione che, mentre ti consente di metterla in diffusione, è una cosa che ti fa forse perdere, nel senso che non hai preso l'occasione per fare delle altre fotografie. Allora, secondo me il digitale rispetto alla pellicola ha solo due vantaggi.
Il vantaggio che diceva Roberto, che appena ha fatto una foto ce l'hanno già a New York, a Mosca, dove voglio. Che a me non interessa, perché anche se vedo una settimana dopo le mie foto non cambia niente, anzi questa attesa mi crea una voglia ancora maggiore di vedere l'immagine. E il vero unico vantaggio del digitale, non niente il cartellino, unico vero vantaggio del digitale è la possibilità di cambiare gli ISO. Perché cambiando gli ISO in più l'ISO o la meno sensibilità della, la sensibilità del film, che non c'è. Questo è un grosso vantaggio, che effettivamente qualche volta con la pellicola mi manca. Però tutti gli altri, secondo me, sono svantaggi, perché prima di tutto devi essere schiavo del computer e della stampante. Io preferisco essere schiavo del mio stampatore e della sua camera oscura, perché è un altro tipo di schiavitù. E quindi io non ho niente contro il digitale, perché è un modo di fare fotografia. Una fotografia fatta in pellicola la trovo più plastica, meno precisa, e soprattutto il digitale fa fotografie piatte, metalliche, che mi danno fastidio, quella troppa incisione che io non amavo nel 9-12, nel banco ottico, che non mi piaceva allora, la ritrovo nel digitale, che non mi piace. E quindi preferisco ancora, per me è una preferenza, perché la considero meglio, non mi costerebbe niente cambiare dalla pellicola in digitale, me le regalerebbero le macchine, ma preferisco ancora pellicola perché è più umana, non so come dire. Più adatta. Più. E poi c'è un ritorno incredibile alla pellicola. I negozianti di Milano che vendono pellicola dicono che ne vendono quantità maggiori di quelle che vendevano una volta. Io volevo provare con te a fare una specie di schema e vedere, perché appunto, diciamo, non è, come tu dici, non è un'avversione verso una tecnica, una tecnologia diversa, è solo mettere un po' i puntini sulle i. Allora, lavorare con la pellicola, il modo analogico che tutto conosciamo, ha alcune caratteristiche. Prima di tutto, mi viene da dire, la sicurezza della conservazione, perché tu fai delle pellicole, delle fotografie in pellicola, hai dei rullini che puoi sviluppare e di cui puoi fare i provini a contatto, che significa che è una specie di diario costante visivo di tutto quello che il fotografo Gianni ha fatto. Da questi provini, anni dopo, 30 anni dopo, anche si possono trovare delle fotografie che, certo, tu decidi in questo momento. Questa mostra come decide, perché su 60 foto, 40 foto sono stampate per la prima volta, anche se dopo 40-50 anni, e è la prima volta che le espongo. Quindi, diciamo, c'è una storia visiva che si può consultare in ogni momento, che sei sicuro che può durare in tempi molto molto lunghi, e ormai è sperimentato storicamente, quindi questo succede, si stampano ancora dei negativi dell'Ottocento, figuriamoci che cosa succederà delle tue fotografie tra 100 anni, saranno ancora tutte lì disponibili. Poi, per di più, secondo me c'è un fatto che c'è una naturalezza nel entrare nel corso del flusso della storia della fotografia, perché ti mette più facilmente in rapporto con quello che è arrivato prima e che in qualche modo ti dà la sicurezza di poter lasciare una traccia che serva per quelli
che vengono dopo. Ma poi, io aggiungo poi anche col digitale un altro problema grave. Cambiano i mezzi di lettura, cambiano le macchine che li leggono, non sappiamo, lascia stare il vento. Che voi non ce l'avete, noi ce l'abbiamo il vento, siamo dei privilegiati. E quindi anche questo è un problema che non è differente della mutazione dei mezzi di lettura di queste foto. Ma un'altra cosa che volevo aggiungere è che secondo me nel far fotografie c'è sempre stato, poi voglio dire, ci sono stati dei grandissimi teorici come Cartier-Bresson stesso, prima di tutti gli altri, ma molti altri, in cui la fotografia in qualche modo si deve anticipare, tra virgolette. Il fotografo di reportage che vuole cogliere un istante preciso deve sentire col suo essere, con la sua capacità previsionale, con l'abitudine, con l'esperienza, che una cosa sta per succedere e scegliere il momento esatto in cui fare la fotografia, perché è quello il momento in cui quella composizione arriva a definirsi in un modo più completo. Paradossalmente a me mi viene da dire che c'è una distanza minore tra il pensiero e lo scatto nella fotografia analogica che in quella digitale. Può sembrare un paradosso, ma non è tanto così. Prima di tutto perché ovviamente ci sono macchine digitali super professionali che annullano quasi il momento tra lo scatto e la vera effettiva fruizione dello scatto, ma la maggior parte delle macchine fotografiche hanno un piccolo ritardo e questo inevitabilmente porta, chissà, in alcuni casi a perdere quello scatto. Ma soprattutto per me la riflessione che deriva dalla fotografia digitale, tu fai foto, poi ne fai ancora, hai la sensazione di aver scattato delle foto importanti, ma finché sei sul posto continui a cercare delle nuove composizioni, delle nuove realtà che possano prestarsi a raccontare meglio quel momento. Poi soprattutto ti muovi in una logica di racconto. Ora, scattando in digitale, io credo che inevitabilmente alcuni processi mentali cambiano. Prima dicevo il fatto di voler vedere subito la foto che si è fatta, in caso di eliminare una foto buona, perché la fretta di voler scegliere ti porta a non avere il tempo di esaminarla con attenzione, con lentino, quindi non si può fare un accumulo esagerato, ma soprattutto l'atteggiamento appunto verso le cose è di chi in qualche modo ha già visto quello che ha fatto e forse da un lato si contenta prima o dall'altra è più angosciato o lavora meno bene, quindi c'è un rapporto tra riflessione e momento dello scatto che forse è un po' condizionato dalla tecnologia. Ma indubbiamente non tutti i fotografi, ma la maggioranza dei fotografi, per esempio quel signore, ha scattato una fotografia immediatamente al tic nervoso di guardarla. È un errore perché non è detto che quella foto è la migliore, magari è il secondo scatto passa in secondo piano perché lui è lì intento a vedere se è venuta. Ma poi, ragazzi, le foto vengono sempre ormai col digitale, con le macchine automatiche. Cosa guardate a fare se è venuta o non è venuta? Perché viene sempre. Io non guardo niente, non guardo. E questo, secondo me, è un vantaggio. Io quando ho mandato da provare la Leica, la monograph, gli ho messo una pecetta sopra al visore perché avevo paura che io avessi voglia di vedere subito l'immagine. Volevo impedirmi di vedere quello che avevo fotografato. Addirittura Kudelka, che sviluppa i rulli dopo un anno che li ha fatti, e cosa dovrebbe dire?
perché è giusto, come dice Kudelka, lasciar sedimentare l'immagine che hai fatto. Le cose. Però io quello che penso è che ci sia un'evoluzione, ripeto, da un momento travolgente in cui il digitale ha preso ovviamente il sopravvento e tutti quanti, poi forse determinato anche da un'industria che spingeva in quella direzione. L'industria che spinge in modo terribile, ossessivo, certo. E falsando la realtà. Per esempio, per anni ci ha raccontato che la Kodak era fallita. La Kodak non ha fallito, ha ridotto il personale, ma 2 anni fa ha buttato fuori una nuova pellicola a colori e una in bianco e nero. E a Milano c'è stato per lungo tempo una pubblicità di quelle grandi, 8 metri, di una casa che produce digitale, che diceva: non pensare, scatta. Io trovo la cosa più assurda che si possa dire a chi fotografa. Io ai giovani dico: prima pensate, poi casomai scattate. Il più delle volte non dovete scattare, dovete solo pensare, guardare e dire: non vale la pena di scattare. Però io penso che ci sia un'evoluzione in corso di cui forse ancora non abbiamo i contorni precisi e che porterà abbastanza inevitabilmente verso un recupero della fotografia di un certo tipo. Come viene fatta poi sarà un problema successivo, ma credo che inevitabilmente sta già succedendo, per esempio nel rapporto tra gli organi di informazione e il pubblico, la fotografia svolge un ruolo sempre più importante, lo fa a livello mondiale, lo fa anche in Italia, e c'è una tendenza a giustificare o a motivare la produzione ancora di giornali su carta con la dedica di un tempo, di una ricerca, di una inchiesta più lunga e più laboriosa e più soprattutto approfondita. Questo fa sì che di fronte nel cercare di contrastare una fruizione immediata come quella che abbiamo detto che avviene dalla constatazione dei fatti e della loro disponibilità sulla rete, c'è invece il desiderio di dire: sì, ma noi facciamo un giornale. In questo senso il New York Times in America sta guidando un po' una cordata che poi riguarda anche tanti altri quotidiani di altri paesi, in cui si cerca di mettere in campo delle inchieste di lunga durata. Il servizio su tutti i paesi arabi che pubblicò il New York Times nell'agosto dell'anno scorso, che era di Scott Anderson e Paolo Pellegrin, era un lavoro che era durato 1 anno e 8 mesi, più 12 anni di archivio. Ora usciva su un quotidiano, non era fatto per uscire in un libro, e in qualche modo i lettori del quotidiano hanno dimostrato che questa scelta è stata ripagata dalle loro scelte, perché la tiratura del giornale è aumentata nonostante l'investimento fosse stato così importante. Quindi da un certo punto di vista io credo che mentre c'è appunto una tendenza sempre più accelerata, sempre più forte a usare le immagini in un modo qualsiasi, in qualunque direzione e anche per maggior facilità d'uso e di condivisione, ma anche con un'autoreferenzialità pazzesca e soprattutto cercando di sostituire quelle immagini alle parole che non ci sono più, perché poi la stessa cosa la sta vivendo il giornalismo di penna da un altro punto di vista. Tutto questo però non risolve il problema che abbiamo bisogno dell'interpretazione del mondo fatta dai fotografi. La fotografia non può mettersi in concorrenza con la televisione. La televisione ti dà la notizia immediata. Poi tu puoi lavorare meglio, più in profondità, con la fotografia sulla stessa notizia, e però arrivare dopo una settimana, dopo un certo numero di... E quindi la fotografia ha un compito
più importante della la notizia sparata dalla televisione. Sì, è molto importante però notare tutto questo, perché appunto soprattutto per chi come te crede in un racconto del mondo che ha bisogno di essere pensato, riflettuto e agito con dei tempi lenti, che ci sia un fenomeno che in qualche modo fa prevalere o mettere in rilievo la lentezza del tempo e della profondità nel fare le ricerche, nel offrire poi ai propri fruitori un prodotto più denso, più importante, è certamente un fatto positivo. Quindi io direi che chiudiamo qui questo incontro. Ringrazio tantissimo Gianni Berengo Gardini.